Tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi parleremo del colonialismo italiano, che sicuramente a me è una parte della storia italiana tra le mie preferite, il colonialismo, anche se abbiamo avuto tanti schiaffi tunisi. Vabbè, e detto questo, cominciamo. Il colonialismo italiano subito partì, infatti, con l'esploratore Giovanni Battista Ferrucci iniziò una colonizzazione, colonizzò queste tre isole. Peccato che olandesi, inglesi e britannici, già presenti nella zona, scacciarono le ambizioni italiane e quindi il regno. Poi successivamente si cercò una colonia nelle coste della Nigeria. Erano questi, tentativo stroncato dall'impero britannico e mai una gioia. Poi si considerò la colonia più optata, la Tunisia, perché il controllo di Tunisi, adesso ve la faccio, la metto anche, Tunisia ottomana, era un fantoccio ottomano. Ma quando gli italiani erano pronti alla colonizzazione, successe questo. Stava per arrivare, puff, i francesi conquistarono la Tunisia, però l'egemonia italiana sarebbe stata molto più conveniente, essendo che in Tunisia, a Tunisi, c'erano molti siciliani per via di diverse famiglie che emigrarono in Africa per motivi commerciali di regno. Però dopo un po' l'Italia iniziò a prendere i suoi primi possedimenti permanenti in Eritrea. Poi trattò con il sultanato di Sobia e Ad come vassalli e iniziò il progetto del dominio del Corno d'Africa. All'epoca l'Etiopia era divisa in due, una parte, ovviamente questa cosa non è corretta perché non so come metterla, una parte governata dal Negus Giovanni IV, una parte governata da Memelik. All'inizio Memelik era pro-italiani, infatti addirittura contribuì all'occupazione italiana dell'Eritrea, ma l'Italia, purtroppo nel trattato c'erano due diverse cose, in aramaico l'Etiopia sarebbe di fatto diventato un protettorato italiano, ma l'Etiopia disse no, ma indovinate un po', ad Adua, durante la battaglia, l'Italia respinta, bello, no. Nel frattempo successe questo, ma c'erano alcuni problemi. L'Italia voleva, prima di invadere la Tripolitania, tentò di andare in Egitto dopo lo stronco di Tunisi, tentativo stroncato dall'impero britannico, stessa cosa in Marocco. Scelse poi la Tanzania perché era una colonia strategica, ma era già stata occupata dall'impero tedesco e quindi scoppiò la guerra italo-turca. I turchi furono subito sconfitti in Libia, ma non si arresero immediatamente. Però quando gli italiani sbarcarono a Rodi, la Turchia debba annunciare la resa e quindi l'Italia. Però di fatto soltanto le coste erano governate da italiani, il resto, se c'è, dovrebbe essere, non mi viene il nome, Cirenaica. La Cirenaica, che è questa parte qui della Libia, e la Tripolitania ne ha governata direttamente. L'impero ottomano, vabbè, non parliamo dei suoi declini, quindi puff. E durante la prima guerra mondiale l'Italia riuscì ad annettere, ovviamente, come tutti sappiamo, il Trentino, l'Istria e vabbè, questa striscia, che però poi perderà per via dello scacciamento di Ataturk. Ma durante le trattative l'Italia aveva dei progetti, il progetto di dominio della ex colonia tedesca, che di fatto non andò, volevano prendere il Camerun e anche quella colonia tedesca là, che adesso non mi viene il suo nome. Peccato che le colonie di nuovo assegnate alla Francia, molto bello, quindi ancora una volta il regno d'Italia riuscì ad perse ancora una volta la gara coloniale. Ma voi mi direte, ma perché l'Italia era appena arrivata, era appena iniziata? Beh sì, ma eravamo sempre troppo in ritardo. Però, visto per consolarli,
agli italiani fu ceduta la Libia, la parte di Libia britannica. A giudizio, però, l'Italia tentò anche di ottenere un protettorato qui, ma era portoghese ed era una conquista secolare, anche se l'Italia aveva molto, se ne la poteva molto più governare. Ma dopo la presa del potere della marcia su Roma e quindi di fatto la presa del potere dei fascisti, Mussolini voleva dare all'Italia il suo impero e quindi decise di invadere l'unico paese. Cioè all'inizio Mussolini era pro etiopi, ma dopo un po' decise di dare l'impero all'Italia e l'unico paese libero fu l'Abissinia. L'invasione iniziò inizialmente, però la guerra di Etiopia si concluse con l'impero di Etiopia che si capitolò. Fu fatto il coso dell'Africa orientale italiana, che purtroppo non c'è in Egitto perché Egitto è fatto male, però non parliamo di questo. Durante la seconda guerra mondiale poi l'Italia tentò di impossessarsi di alcuni possedimenti, tra cui la Somalia britannica, il Gibuti, iniziarono l'avanzata in Egitto. Peccato che, come tutti sappiamo, la guerra non andò a buon fine e ogni tentativo di colonizzazione italiana non andò a buon fine, diciamo. L'Italia divenne una repubblica, perse l'Istria, perse la Libia, colonia petrolifica che noi italiani non abbiamo sfruttato, bello, perdiamo l'Abissinia, la Somalia e non, signora mia, e l'Italia, l'unico colonia che ebbe la neonata Repubblica Italiana fu la Somalia. E allora ragazzi, so che l'attesa è stata lunga per vedere un video e adesso passiamo alle conclusioni. Ragazzi, so che l'attesa è stata lunga per vedere un nuovo video. Oggi teoricamente doveva uscire la terza puntata della Guerra Fredda, della storia alternativa della Guerra Fredda, ma non avevo calcolato i troppi compiti di oggi. Oggi ho avuto davvero tanto, ho avuto una ventina di pagine di italiano e quindi non ho potuto fare il video. Ma vi prometto che entro lunedì, se riesco, ve lo porto. Cioè, in questo mese vorrei farlo uscire. Cioè, entro la fine di ottobre. Quindi dovrebbe uscire a breve. Ci ho messo un bel po' a caricare questo video, però più o meno non dovevo andare ancora alla ricerca, perché ancora per il video ancora devo calcolare ancora un pochino. Invece questo video, già sapendolo, ho potuto fare molto più velocemente, ho letteralmente finito di studiare una ventina di minuti fa. E ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Ciao a tutti!